No, Fabio, volevo dirti che comunque io ascolto Radio 3, dovresti farlo anche te, perché guarda che alla fine non è male. No, hanno come si dice, programmi vari, c'è quello della scienza, non so se hai mai sentito, trattano argomentazioni molto varie, oppure musica classica, informazione, c'è un sacco di roba molto bella, interessante. Io fossi in te proverei, te lo consiglio. Sai, fatti dal punto di vista della programmazione musicale, non mi sento di discutere. Fabio, volevo dirti che comunque io ascolto Radio 3, dovresti farlo. Ma saltuariamente lo ascolto anch'io, che non prendo da tutto. Fabio, volevo dirti che comunque io ascolto Radio 3, dovresti farlo. Ma ti dico, ma lì lo ascolto anche se tendenzialmente sulle radio locali. No, che battaglia, ma a proposito di battaglie, ci sono battaglie che non si vincono mai, battaglie che non finiscono mai, battaglie che non vogliono smettere di rompere i coglioni. Danieli, battaglie che vanno in onda all'una. Ma ci sono battaglie come questa, battaglie che puzzano di cassapanca del Settecento. No, che cazzo vuoi ancora in che questo studio? Che cazzo stai dicendo, Mazzocco? Leone di re. Mica, hai aperto la bocca e è uscito alien. Ma cosa stai dicendo? Leo, tu sei l'unico che ha i tarli. No. Ma tu sei tarli, io non puzzerò mai. Scusate, ma è possibile che la sua lingua mi stia fissando? Scupati. Uè, faccia la scupati. Oddio, non vedo più. Mi ha parlato diretto. No, ma cosa state dicendo? Una persona come me. Una persona che squisita, una persona meravigliosa. Mamma, una persona bella. Sai quell'odore di cantina vecchia abbandonata, però? È una roba. Di Lerni mi dice queste cose. Tu c'hai il Monferrato addosso, Leo. Ma andate a fare in culo, andatevi a lavare i culi tutte e tre. Che buongiorno. No, signor Leone, cosa è venuto a rompere allora, il cazzo? Allora, sono venuto a rompere il cazzo che tu non te lo puoi immaginare. Cioè, guarda le palle grosse così, Orchite, orchite. Ma anche gli occhiali. Tu lo sai, Carmazzone, tutti quanti voi andate a fare in curva in via dei Missaglia, no? Sì. Via dei Missaglia. Hanno messo degli autovox, sai quelli? Autovox? Cazzo. Delle robe che urlano. No, che ignorante che sei, quel complesso degli anni Ottanta. Non capite un cazzo. Ah, no, sono delle foto di Bono Box, ma quale Bono Box, no. Capito? In quella via di merda, sti figlio di troia, che non sa chi cazzo l'ha messo, come si azzardano. Scusa, calma. Mazzo. Io vedo una multa e sto già godendo come un pazzo. Allora, calcolando, cari ascoltatori, calcolando che il signor di Lernia non ha mai lavorato un giorno in vita sua e ha dichiarato a microfoni spenti, ma con un registratore acceso, che si è infilato in tasca la bellezza di 3 milioni di euro, io godo nel vedere i figli che gli hanno dilaniato tutto quello che aveva in banca, tra case, la roba dei taxi, la moglie di uno dei figli, la cubana che si è inculata i soldi a Cuba. Cioè, Ricky One sta dicendo che questo albergo che è lì a Cuba costa 280.000 euro. Dico, chi ti ha messo? Ma che gliel'ha dati questi soldi? Ci sono la madre, la puttana della madre. Ma è tua moglie. È tua moglie. Rombi cazzo, mi odia a morte perché io faccio questi incontri. Cioè, scusa, la tua moglie è riuscita a rubarti i soldi dal conto e darli al figlio, che poi li ha dati alla moglie zoccola, e a Cuba si è fatta i cazzi suoi. Ma lui ha venduto il tax, tu figlio da puttana. Un tax. Allora, tuo figlio aveva una licenza. Che tu gli hai pagato quanto? 200.000 euro. Cash. Tante la volta, mazzo, cash. Andiamo avanti. E allora lui si è portato questi soldi a Cuba, che dice che si dovevano fare una con l'albergo, capito? Minchia, 200.000 euro per un albergo non è tanto, Leo. Camagüe. Ho capito, ma è un albergo comunque. Ma Camagüe, chi ti ha morto? 12.000 euro, 12 euro al mese. Sai qual è il problema? Camagüe. È che a Cuba, ancora adesso, nonostante sia terminato l'embargo, per poter costruire qualcosa o possedere qualcosa devi essere cubano. Quindi, ecco! Lui i soldi li ha dati a lei. E col cazzo, Ricky One di merda, non prenderai una lira tu, Ricky Questa One. Questa settimana? Ce l'ha detto anche Davide, mio figlio. Figlio da divano, anche quello lì sta male. Posso passare due notti nei tuoi capelli? Faccio la scupatizza, stai zitto, faccio la casa raid scupatizza. Sai perché? Perché mi danno una sensazione di protezione. Sì. Ma cosa state dicendo? Ma vi guardate voi? Voglio appallottolarti lì. Sì. Sai quelle cose che ti scaldano? Sono lanuginosi. Ma il campo di forza che li tiene sul tuo cranio è elettrico o elettromagnetico? Allora, se lo fissate, prima mi ha parlato di Carlino, quello è un altro discorso. Ma cioè i capelli fluttuano sulla testa. E Saverio, quel pezzo di merda di Saverio. Sono distanti un centimetro dal cranio. Ma cosa sì, c'è uno spazio dove dimorare. Sai cos'è? Te la ricordi la macchina che usava nel primo Guerre Stellari Luke Skywalker? Bravo. Quella che fluttuava. Porto tutte queste novità. Io li Vabbè, hai preso allora calma, stai calmo. Allora, hai preso una multa di 52 euro. Aspetta, 10 multe.
multo, mazzo. Un'altra multo, 39 euro. Mazzo, 10 multo, mazzo. Dove? 10 dove? Multo. Io l'ho data all'avvocato per la. Allora, attenzione. Il verbalizzante, non si dice matricola, numero in servizio presso l'ufficio, bla bla bla, dice che il signor Leone di Lernia superava il limite massimo di velocità di non oltre 10 km. Ma vai a fare in culo tu e quella puttana, addirittura 10 km, poi ti danno 5 km. Se per ma senti, ma se io adesso, per esempio, non so, ti straccio questa, no, poi come cazzo fai a pagarla? No, poi devo pagare di fronte. Adesso, ma come faccio? Adesso arriva da Equitalia! Che da puttana da soldi, guarda! Sei una merda. Hai strappato le multe. E adesso, mo come si fa? Ma devo pagare il doppio, mo devo pagare il doppio. Ita murte, stramurte. Me la mangio, così non ci puoi più fare. Ma sto devo pagare 80. Ma vai a fare in culo. 30 secondi. E fai fondare il doppio. Merda, ma perché ti mangio le mie multe di merda?